Ora faccio il sugo. È un sugo leggero, solo con olio e basilico e pomodoro. Aggiungo mezza bottiglia d'acqua e metto un po' di sale. Lo faccio cuocere per circa mezz'ora perché non deve essere molto cotto. Adesso taglio le affettine e le melanzane. Prima però tolgo tutta la parte scura. Questa melanzana è lunga, quindi la taglio a metà. Adesso la faccio a fettine. Le fettine devono essere fine. E poi le metterò nello scolapasta a strati con un po' di sale ed un peso sopra, così tutta l'acqua e il liquido andrà via e anche l'amaro della melanzana. Inizio a metterle, poi ci metto un piattino con un peso sopra in modo che tutto il liquido esce ed aspettare circa un'ora. Spengo il gas perché il sugo è pronto. Taglio la mozzarella a pezzetti. Le melanzane sono pronte e il liquido, eccolo qui, è uscito. Inizio ad infarinarle. Provo a vedere se l'olio è caldo. Sì. Adesso sono pronte e le tolgo. Adesso inizio la preparazione. Sbatto l'uovo.
metto un po' di sale. Aggiungo un po' di pepe al sugo. Aggiungo un po' di sugo sul fondo della teglia. Ci metto le melanzane. Ecco, ho messo le melanzane, aggiungo il sugo, ci metto la mozzarella. Parmigiano. Per ultimo un po' di uovo, lo faccio scendere così con la forchetta. E ricomincio con le melanzane. Finito, per ultimo strato metto soltanto il sugo e il parmigiano e poi la metto in forno per circa 30 minuti.